La scomparsa di Ettore Majorana. È la sera del 25 marzo dell'anno 1938. Il professor Ettore Majorana, elemento di spicco dello storico gruppo di ricercatori formatosi intorno a Enrico Fermi, parte col piroscafo delle 22:30, che fa il servizio postale tra Napoli e Palermo. Il pomeriggio di quello stesso giorno, Majorana si era recato all'Università di Napoli, dove, da 4 mesi, era ordinario di fisica teorica. Non era giorno di lezione e un'allieva aveva notato stupita la sua presenza all'istituto. Il professore le aveva consegnato degli appunti aggiungendo: «Poi ne parleremo». Prima di imbarcarsi per Palermo, lo scienziato aveva impostato una lettera per il professor Carrelli, direttore dell'istituto, e ne aveva lasciata un'altra per la famiglia nella stanza dell'albergo Bologna, dove alloggiava. Al professor Carrelli aveva scritto: «Caro Carrelli, ho preso una decisione che era ormai inevitabile. Non vi è in essa un solo granello di egoismo, ma mi rendo conto delle noie che la mia improvvisa scomparsa potrà procurare. Anche per questo ti prego di perdonarmi, ma soprattutto per aver deluso la tua fiducia. Ti prego anche di ricordarmi a coloro che ho imparato a conoscere ed apprezzare nel tuo istituto, particolarmente asciuti, dei quali tutti conserverò un caro ricordo, almeno fino alle 11 di questa sera, e possibilmente anche dopo». Carrelli non aveva ancora ricevuto la lettera quando un telegramma urgente, giunto da Palermo, lo prega di non tenerne conto. «Non allarmarti. Segui lettera. Majorana». Rassicurato appena dal telegramma che preannuncia la lettera, il professor Carrelli ha nuovamente notizia del giovane collega il giorno seguente, con un espresso, anch'esso proveniente da Palermo. «Caro Carrelli, il mare mi ha rifiutato. E ritornerò domani, viaggiando forse con questo stesso foglio. Ho però intenzione di rinunciare all'insegnamento. Non mi prendere per una ragazza ibseniana, perché il caso è differente». Quello stesso giorno, il postale da Palermo riparte alla volta di Napoli. Majorana, per certo, acquista un biglietto, ma da quel momento scompare per sempre. Carrelli, non vedendolo l'indomani all'istituto, ne denuncia la scomparsa ed informa subito i familiari che risiedono a Roma. Nella lettera loro indirizzata era scritto: «Ho un solo desiderio, che non vi vestiate di nero. Se volete inchinarvi all'uso, portate pure, ma per non più di 3 giorni, qualche segno di lutto. Dopo ricordatemi, se potete, nei vostri cuori, e perdonatemi». La Direzione Generale di Pubblica Sicurezza apre un fascicolo sul caso Majorana, che viene definito scomparsa con proposito di suicidio. Al Ministero degli Interni si fanno alcune ipotesi. Il giovane, misantropo acuto, in condizioni di salute poco buone, può essersi ritirato in qualche luogo a Palermo o casa di salute. Si suppone che possa essere partito per Tunisi, poco probabile che sia andato in località dove era conosciuto. Fino a stamane non si ha di lui alcuna notizia. L'appunto è del 31 marzo 1938. Intanto il capo della polizia fa partire un dispaccio indirizzato a tutti i questori del regno. Pregansi ricerche a soli fini di rintraccio, senza far nulla trapelare all'interessato professore fisica Ettore Majorana, fu Fabio, di Dorina Corso, nato a Catania 5 agosto 1906, allontanatosi da Napoli senza dare notizie famiglia. Alt. Professor Majorana, est possesso passaporto stati europei, rinnovatogli giugno o luglio scorso anno. Alt. Connotati: altezza 1,68, viso lungo, occhi scuri e grandi, capelli neri, pelle bruna, veste soprabito grigio ferro, cappello marrone scuro. La notizia della scomparsa arriva a Roma, all'Istituto di Fisica di via Panisperna. Fermi, rivolgendosi al suo assistente Giuseppe Cocconi, così commenta la perdita del collega. Al mondo ci sono varie categorie di scienziati, gente di secondo e terzo rango che fanno del loro meglio, ma non vanno molto lontano. C'è anche gente di primo rango che arriva a scoperte di grande importanza, fondamentali per lo sviluppo della scienza. Ma poi ci sono i geni, come Galileo e Newton. Ebbene, Ettore Majorana era uno di quelli. Aveva quello che nessun altro al mondo ha. Sfortunatamente gli mancava quel che invece è comune trovare negli altri uomini:
il semplice buonsenso. Tutti inizialmente si convincono che Ettore si sia gettato in mare, non la famiglia, da subito contraria all'ipotesi del suicidio, che conduce in proprio delle indagini. Fa pubblicare anche un annuncio sulla rubrica Chi l'ha visto della domenica del Corriere. Di anni 31, alto 1,70 m, snello, con capelli neri, occhi scuri, una lunga cicatrice sul dorso di una mano. Qualche mese dopo, la madre Dorina, convinta che le indagini della polizia si stessero arenando, scrive a Mussolini. Eccellenza, mi rivolgo a voi perché siano intensificati, nei limiti del possibile, i provvedimenti più atti al ritrovamento di mio figlio. Egli fu sempre savio ed equilibrato, e il dramma della sua anima o dei suoi nervi sembra dunque un mistero. La serenità e la severità della sua vita e dei suoi studi permettono, anzi impongono, di considerarlo soltanto come una vittima della scienza. Eccellenza, si tratta di una malattia causata da studi non indegni, forse perfettamente guaribile, ma destinata ad aggravarsi senza rimedio se viene trascurata. Non si sa che cosa intendesse per vittima della scienza, ma è certo che sono ormai molti a dubitare della tesi del suicidio. Anche gli esperti sostengono che, se davvero si fosse gettato in acqua, il mare, prima o poi, ne avrebbe restituito le spoglie. Cominciano poi gli avvistamenti, veri o presunti, di Majorana. Un'infermiera che lo conosceva giura di averlo visto per le strade del centro di Napoli, così come un altro testimone scrive al fratello dello scienziato per dirgli di avere viaggiato sul piroscafo Palermo-Napoli nella stessa cabina di Ettore. Indizi che alimentano la speranza giungono anche da una nuova pista tentata dalla famiglia, i conventi. Padre De Francesco della Chiesa del Gesù di Napoli riconosce nella foto che gli viene mostrata il giovane che gli aveva chiesto ospitalità. Anche al convento di clausura di San Pasquale dei Portici risultano tracce del suo passaggio, ma anche queste si dissolvono nel nulla. Pare che Mussolini abbia scritto sul fascicolo del caso Majorana «Voglio che si trovi» e che il capo della polizia, senatore Arturo Bocchini, vi abbia aggiunto una postilla. I morti si trovano, solo i vivi possono scomparire. Dopo 9 mesi, non avendo più avuto alcuna notizia del professor Majorana, l'Università di Napoli lo dichiara dimissionario dall'impiego. Dopo 1 anno, la polizia considera il caso archiviato. Tra i ragazzi di via Panisperna, Ettore era chiamato il grande inquisitore per il suo spirito critico eccezionalmente penetrante ed inesorabile, ma anche gli altri avevano un soprannome. Fermi era il Papa, Rasetti il cardinal vicario, Segre il basilisco e Amaldi il fanciulletto. Proprio Amaldi lo ricorda così. Ettore venne all'istituto di via Panisperna e fu accompagnato da Segre nello studio di Fermi, dove si trovava anche Rasetti. E fu in quell'occasione che io lo vidi per la prima volta. Di lontano appariva smilzo, con un'andatura timida, quasi incerta. Da vicino si notavano subito i capelli nerissimi. La carnagione era scura, aveva gli occhi vivacissimi, scintillanti. Nel complesso, l'aspetto come di un saraceno. Con Enrico Fermi, Ettore ebbe un rapporto non solo da pari a pari, ma addirittura distaccato, critico, scontroso. Ma per dirla alla Sciascia, come tutti i siciliani buoni, come tutti i siciliani migliori, Majorana non era portato a fare gruppo. Nel 29 si laureò a pieni voti con una tesi sulla teoria quantistica dei nuclei radioattivi e i suoi colleghi di via Panisperna apparve subito chiaro che fra loro era di gran lunga il più dotato. Emilio Segre ricorda le lezioni che Fermi teneva e i commenti di Ettore che talvolta esplodeva in esclamazioni di protesta. È al di sotto della mia dignità. Perché dovrei imparare queste cose? Fate queste lezioni in modo infantile. Egli applicava lo stesso implacabile spirito critico verso gli altri come verso se stesso. Ricorda ancora Edoardo Amaldi. I suoi giudizi erano quasi sempre oltremodo severi, tanto da fare sorgere il sospetto di una presunzione e di un orgoglio eccezionali. Solo che tale severità scompariva nel caso dei suoi amici, mentre altrettanto severi erano i giudizi
che egli faceva intendere implicitamente su se stesso. Non era altro che la manifestazione, come dire, di uno spirito insoddisfatto o tormentato. Non uno di coloro che lo conobbero e gli furono vicini lo ricorda altrimenti che strano, e lo era veramente. Laura Fermi lo descrive così. Majorana era eccessivamente timido, chiuso in sé. La mattina nell'andare in tram all'istituto si metteva a pensare con la fronte accigliata. Se gli veniva in mente un'idea nuova, si frugava nelle tasche, estraeva un pacchetto di sigarette, su cui scarabocchiava formule complicate. Poi, sceso dal tram, se ne andava tutto assorto, col capochino, un gran tuffo di capelli neri, scarruffati, spioventi sugli occhi. E poi, arrivato all'istituto, cercava di Fermi o di Rasetti. E pacchetto di sigarette alla mano, spiegava la sua idea. Discendente di una famiglia di uomini illustri e di ingegni eccellenti, Ettore Majorana manifestò prestissimo segni di un'intelligenza fuori del comune. A 4 anni eseguiva a mente moltiplicazioni di numeri a 3 cifre, radici quadrate, cubiche. A 7 era un abilissimo scacchista. Profondamente consapevole della propria genialità, Majorana ironizzava su un dono con cui non doveva essere facile convivere. Durante l'estate del 1927, a 21 anni, aveva scritto all'amico Gastone Piquet. Devi sapere che mi sono dato al più scientifico dei passatempi. Non faccio niente e il tempo passa lo stesso. Veramente mi sto occupando di una quantità incredibile di cose. Ma trattandosi di vili fatti del pensiero e non di fatti empirici, bisogna farci la tara. Se non mi viene un accidente, verrò tra pochi giorni. Né devi credere che sia impossibile che mi venga un accidente nel fiore dell'età. Al contrario, abbilo per molto verosimile. Infatti, io sono stato fino dalla nascita un genio ostinatamente immaturo. Nel genio precoce, scriveva Leonardo Sciascia a proposito di Majorana, la vita ha come una invalicabile misura di tempo, di opera. Appena toccata nell'opera una compiutezza, appena dopo è la morte. E questo il genio precoce lo sa senza saperlo. Gioca col tempo, in inganni e ritardi. Tenta di sottrarsi all'opera che, conclusa, conclude la sua vita. Cedette tuttavia le sollecitazioni di Fermi per recarsi in Germania con una borsa di studio e fu a Lipsia che la sua vita subì un profondo cambiamento. Così scrisse alla madre. Cara mamma, io mi trovo benissimo. All'istituto di fisica mi hanno accolto molto cordialmente. Ho avuto una lunga conversazione con Heisenberg, che è una persona straordinariamente cortese e simpatica. L'istituto di fisica è posto in posizione ridente, un po' fuori mano, tra il cimitero e il manicomio. E ancora? Ho stretto relazioni personali con vari illustri personaggi, particolarmente con Ehrenfest, che mi ha invitato a recarmi in Olanda. Sto scrivendo alcuni articoli in tedesco. Il primo è già pronto. Quando Ettore rientrò in Italia era incupito e certamente sul suo umore influì il suicidio del suo collega fisico olandese Ehrenfest, avvenuto all'indomani del suo ritorno. Tornato a Roma, per 4 anni, dal 33 al 37, raramente uscì di casa e ancora più raramente frequentò, fino a non farsi più vedere, l'istituto di via Panisperna. Rimaneva per molte ore a studiare. Si interessava di economia politica, di flotte, di battaglie navali e di medicina. Gli interessi filosofici si erano in lui fortemente accentuati ed era attratto in particolar modo da Schopenhauer. In letteratura, Ettore prediligeva Shakespeare e Pirandello. Di quel periodo, Amaldi ricorda. Ettore non stava bene in salute a causa di una gastrite. I medici lo collegarono con un principio di esaurimento nervoso. Non pochi tentativi fatti da Giovanni Gentile Junior, da Emilio Segre e da me per riportarlo a fare una vita normale furono senza risultato. Mi ricordo che nel 1936 non usciva che raramente di casa, neanche per andare dal barbiere, così che i capelli gli erano cresciuti in modo normale. Nessuno di noi riuscì a sapere se facesse ancora della ricerca in fisica teorica, ma penso di sì, solo che non ne ho alcuna prova. Quando nel 1937 l'Università di Palermo indisse un bando di concorso per 3 cattedre di fisica teorica, Fermi e gli amici di via Panisperna avevano cercato invano di convincere Ettore a concorrere. All'ultimo momento, inaspettatamente, egli aveva deciso di presentarsi. Con un procedimento eccezionale fu nominato professore ordinario di fisica teorica alla Regia Università di Napoli.
colloquiata con la lavagna e ci ignorava abbastanza. Ma se si faceva una domanda si voltava. Era una persona che aveva dentro un fuoco e questo si vedeva attraverso gli occhi. Nel gennaio del 1938 il giovane fisico Giuseppe Occhialini ebbe un colloquio con Majorana durante una breve sosta a Napoli. È strano che, desiderando da vari anni di incontrarti e vivendo a Firenze, la cosa sia rimasta possibile solamente passando attraverso San Paolo e tornando indietro. Hai appena fatto in tempo ad arrivare, perché se avessi tardato di qualche settimana non mi avresti più incontrato. Questa risposta ti rende per me ancora più interessante, perché anch'io mi trovo dall'età di 18 anni a ripetere frasi simili. Caro Occhialini, ci sono persone che ne parlano e ci sono persone che lo fanno. A distanza di quasi 30 anni dalla sua scomparsa, l'amico e collega Edoardo Amaldi commentava: non si è saputo più nulla. Tutti sono rimasti con un senso di profonda amarezza per la perdita che di un parente, che di un amico. Un amico gentile e riservato. Era schivo di qualsiasi manifestazione esteriore. E poi era così evidentemente affettuoso, anche se profondamente amaro. Proprio come un personaggio di Pirandello. Era carico di problemi che portava con sé tutto solo. Un uomo che aveva cercato invano una giustificazione alla vita, alla sua vita. Anche se questa era per lui di gran lunga più ricca di promesse, di quanto essa non sia per la stragrande maggioranza degli uomini. Buonasera a tutti da Antonella Ferrera. Come avete potuto ascoltare, la puntata di oggi è dedicata alla misteriosa scomparsa di Ettore Majorana. Si trattò di un suicidio o di una fuga? Per parlarne abbiamo in collegamento telefonico il professor Ugo Amaldi, figlio del famoso scienziato Edoardo Amaldi, che faceva parte dello storico gruppo di Via Panisperna. Mi vuole ricordare che cosa le raccontò suo padre a proposito? Mio padre mi parlò varie volte evidentemente della vita, prima di tutte delle opere di Ettore Majorana, che ancora oggi sono importantissime per la nostra fisica, e anche naturalmente dell'episodio della scomparsa. Bisogna dire che del gruppo di Via Panisperna mio padre era quello che era più vicino a Ettore Majorana. Questo gruppo di persone che aveva vissuto e che conosceva questo giovane assolutamente eccezionale di intelligenza e di fantasia scientifica era convinto fin dall'inizio, ed è sempre stato convinto tutto, in tutti i suoi membri, che si fosse trattato di un suicidio. E del resto Fermi disse, almeno in un'occasione, forse in più, che se Ettore avesse voluto scomparire senza lasciar tracce, data la sua intelligenza, avrebbe trovato il modo di farlo. Di questo era convinto anche lo scrittore Leonardo Sciascia, che ipotizzò una fuga volontaria del giovane scienziato. Ci vuole ricordare come commentò suo padre questo episodio? Innanzitutto bisogna ricordare che mio padre fu il primo biografo di Ettore Majorana, molto prima che Sciascia pubblicasse il suo libro. E una delle cose che, tra l'altro, diede molto fastidio a mio padre, che Sciascia di tutto questo lasciò una piccola frasetta senza riconoscere che l'origine di molti degli episodi risalivano a questa vita di breve ma densa che egli aveva scritto in occasione di questa presentazione delle sue opere scientifiche. La cosa più fece indispettire suo padre fu l'insinuazione da parte di Sciascia di una rivalità fra Ettore Majorana e il gruppo di Via Panisperna, ed in particolare con Fermi. Ecco, anche questo fu il frutto della fantasia di Sciascia. E questo, diciamo, fu una delle tre cause. Dico prima le tre cause e poi discutiamo una per una. Uno fu certamente questa. Un'altra fu il fatto che lui non si fosse suicidato e fosse scomparso, fosse falso si frate. La terza, che forse anche questa offese mio padre dal punto di vista scientifico, l'idea che Sciascia espresse esplicitamente che questa scomparsa fosse causata dal fatto che Majorana aveva intuito, capito gli effetti nefasti possibili dell'energia nucleare, si volesse così dissociare da quello che stava per succedere. Per tornare alla sua domanda circa la relazione tra il gruppo di Via Panisperna e Ettore Majorana, posso dire quello che ho sempre sentito dire a casa mia di Ettore Majorana, che mio padre, Fermi, Segre, hanno sempre tutti considerato Ettore Majorana come una persona fuori del comune. È quindi inconcepibile pensare, anche sapendo quello che
era il rispetto con cui tutte le opinioni di Ettore Majorana venivano accettate dal gruppo durante i loro dibattiti scientifici e che ci fosse una qualsiasi rivalità. Secondo il professor Carrelli, che era il direttore dell'Istituto di Fisica a Napoli, Majorana stava lavorando a qualcosa di cui non voleva assolutamente parlare. Lei ricorda se suo padre ha mai fatto accenno a qualcosa del genere? No. Devo dire, questo è una cosa che sento per la prima volta, non me ne ha mai accennato. Devo dire anche che spesso Majorana era in avanzo sui suoi tempi, ma una cosa è sicura, e questo è, diciamo, l'altro aspetto che ho accennato prima, che nell'anno della sua scomparsa sicuramente né Majorana né nessuno al mondo aveva idea del fenomeno della fissione. Passiamo ora ad una breve analisi psicologica di Ettore Majorana per capire, attraverso le sue lettere e i suoi comportamenti, se davvero era predisposto al suicidio. Lo facciamo con lo psichiatra Piero Rocchini, che è qui con noi in studio. Rocchini, vogliamo cominciare con l'analizzare le ultime lettere che ha scritto Majorana? Quello che dobbiamo sottolineare è il tipo di personalità espressa da Majorana nei suoi scritti. Viene sottolineata moltissimo una immaturità, una non evoluzione e una difficoltà di adattamento. Ma questo non stupisce in un genio. Spesso noi, con la nostra visione abbastanza limitata, ci facciamo fuorviare da una sorta di effetto alone, per cui se uno è geniale in un settore è sicuramente il massimo anche in tutti gli altri settori. Però noi potremmo immaginare il genio come una Ferrari, una Formula 1 portata su una strada normale, in una strada cittadina o in una strada di montagna. Ecco, quello che anche nella nostra evolutissima società non abbiamo ancora imparato è proprio questo, infatti, amministrare il genio. O forse molte volte, e lo indica anche il numero molto alto di suicidi in questa fascia, cioè tra i geni, molto spesso siamo portati anche nella società moderna a emarginarli sempre più, a iperspecializzarli. Come dire, quindi, non permetter loro quella evoluzione d'insieme che solo permetterebbe a un motore da Formula 1 di avere anche tutti gli altri attributi per amministrarsi in una società comune. Con quanto afferma, praticamente ci dice che lei è convinto del suicidio, e quindi ci anticipa che il contenuto delle lettere è il contenuto di un intento suicida. Ma la lettera in cui... Un intento suicida molto particolare. Stiamo parlando del segnale che manda la personalità immatura, disadattata, come dire... Sono in difficoltà, in estrema difficoltà, e in qualche modo organizzo l'ultimo spettacolo che può organizzare una persona in così alta difficoltà. Evidentemente quei messaggi non sono stati ascoltati, interpretati in tempo, soprattutto forse per il rispetto al genio, dimenticando tutto quello di cui un genio ha anche bisogno, ha bisogno come qualsiasi essere umano, e c'è una vicinanza affettiva, una capacità di socializzare che sicuramente mancava a Majorana. E la lettera in cui invece dichiara di non volersi più suicidare, praticamente dice: il mare non mi ha rigettato. Che significato può avere? È proprio questo va e vieni, queste affermazioni estreme, se tu avessi tardato di una settimana non mi avresti trovato, e poi il non ti preoccupare, ho mandato una lettera ma con il telegramma ti smentisco quello che dico nella lettera, questi i vari personaggi citati, proprio questo esprime la richiesta di aiuto, una richiesta molto forte, molto alta, che durava evidentemente da molto tempo. Chi lo conosceva bene disse che Majorana soffriva di ipocondria, ma questo aspetto psicologico non stride con il fatto del suicidio, è l'estremo dolore che si può dare al proprio corpo. Innanzitutto sottolineiamo che la grossa parte dei suicidi non sono suicidi voluti, sono spettacoli di suicidio che vanno oltre il dato spettacolare che si vorrebbe, come dire... Ci provo e mando un messaggio, ci provo e mando un messaggio, finché questo spettacolo che si vorrebbe si fermasse però a livello di messaggio non sfugge al controllo. Il discorso dell'ipocondria sottolinea quanto dicevamo intorno alle lettere. Come dire, sono dei messaggi molto forti di angoscia di morte, di depressione con richiesta d'aiuto, quindi una depressione particolare non di chi ha abbandonato il mondo, ma di chi vuole essere richiamato nel mondo. E indubbiamente chi soffre di ipocondria in realtà lotta contro la propria morte.
salvo che non si raggiunga un limite estremo. Fu detto che la grafia delle ultime lettere non svelava alcun tipo di emozione. È possibile che una persona che intenti suicidi arrivi, possa rimanere così lucida fino a questo punto? La grafia in fondo è un altro tentativo di messaggio, una metacomunicazione, come dire, esiste un messaggio ufficiale e attraverso la forma della grafia, l'impostazione, la distribuzione, dico altre cose ancora più su un livello emozionale, meno interpretato, diciamo, e più esplicativo di quello che sto dicendo. E quando è che smetto di trasmettere? Nel momento in cui ho perso la fiducia che questo messaggio arrivi. Nel momento in cui si perde fiducia che un qualche messaggio abbia significato e quindi possa arrivare, si smette di comunicare. I commenti dei nostri autorevoli ospiti non lascerebbero adito ad alcun dubbio. Majorana con tutta probabilità si uccise, anche se a tutti noi forse dispiace pensare che quel giovane, geniale ed introverso che sembrava un saraceno, abbia fatto una simile fine. Ma è giunto ora il momento dei saluti.